I gentili ospiti sono pregati di sedersi. Vi chiediamo per cortesia di prendere posto. Siete pregati di prendere posto, grazie. La conferenza sta per iniziare, siete pregati di prendere posto. Sì, con i codici, solo che volevo richiamare la persona. L'avevamo installato. Devo leggere anche una lettera di Quadro Curzio. Vi accomodate per piacere, grazie. Possiamo iniziare? Bene, a nome della Fondazione Giorgio Foà do il benvenuto ed esprimo il più sentito ringraziamento al dottor Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, e a tutti voi presenti. Ringrazio il rettore professor Longhi e il preside professor Kelly, che sono qui seduti, per il sostegno a questa come a tutte le altre iniziative della Fondazione, la cui sede è ospitata in questa facoltà che giustamente porta il nome di Giorgio Foà. Ringrazio anche la famiglia Foà che è qui presente, in particolare
i figli Daniele e Silvano, che è seduto al tavolo. Silvano ha il merito di aver ideato la fondazione e anche, non so se è un merito, di essersi assunto il rischio di propormi come presidente. Desidero anche ringraziare il Consiglio regionale, nella persona del presidente Antonio Mastro Vincenzo, che è qui presente, che ha offerto il patrocinio a questa iniziativa. Il dottor Visco ha immediatamente accettato il mio invito a tenere la lezione Giorgio Foà 2019, che è una delle iniziative annuali che assieme al professor Marco Cucculelli, segretario generale della Fondazione, organizziamo. Del dottor Visco voglio dire che lo conoscete tutti, ne avete tutti apprezzato le grandi qualità. Ce n'è una che io vorrei citare. Risponde alle email, risponde personalmente alle email, ma addirittura si scusa se risponde in ritardo. Io l'ho trovato, questo è una squisitezza, forse non a tutte potrà rispondere, però con me è stato così e l'ho sempre molto apprezzato. La lezione quest'anno assume particolare rilievo perché coincide con il centenario della nascita di Giorgio Foà e per questo centenario sono state attivate diverse iniziative. La settimana scorsa è stato fatto un convegno organizzato dall'Associazione degli Economisti di Lingua Neolatina, che è una delle associazioni fondate da Foà ed è stato tenuto in questa facoltà e presso l'ISTAO. La lezione quest'anno assume, dicevo, particolare rilievo perché coincide con il centenario. Per questo noi, nel fare la proposta al governatore e il governatore nell'averla accettata, entrambi abbiamo voluto onorare al massimo livello questa ricorrenza. Per il centenario la Fondazione ha organizzato due eventi importanti. Uno è questa lezione, l'altro è la biografia di Giorgio Foà, che verrà pubblicata dal Mulino a fine di ottobre. Stiamo correggendo le bozze, non io, le sta correggendo lo storico Roberto Giulianelli, che è l'autore, che ha lavorato quasi 2 anni raccogliendo documentazione inedita su Foà in ben 22 archivi in tutta Italia e anche in Svizzera, dove lui ha operato da giovane. Così è stato portato alla luce e resta come documentazione, spero indelebile, un patrimonio di valori che Foà ha accumulato attraverso innumerevoli esperienze, anche rischiose, da ebreo emarginato e a rischio di deportazione negli anni del fascismo e della guerra, poi un'intensa attività scientifica e organizzativa. Sin da giovanissimo, leggerete in questa biografia, Foà ha mostrato doti di leader, pienamente consapevole della missione dell'economista. L'economista, secondo Foà, deve saper contribuire concretamente allo sviluppo economico e al benessere della società nella quale opera. Bene, questo impegno Foà l'ha profuso in tutti gli ambiti nei quali ha operato, a livello internazionale, soprattutto a Ginevra presso l'organizzazione dell'ECE che fa parte dell'ONU, a livello nazionale e poi anche a livello regionale, dove ha contribuito non solo alla fondazione ma al lancio sin dai primissimi anni di questa facoltà e alla fondazione dell'ISTAO. In 10 incredibili anni è riuscito a dare credibilità scientifica a livello nazionale e anche internazionale a questa facoltà, che era una sede distaccata dell'Università di Urbino, e poi anche all'ISTAO. Quindi, a giusto titolo, Foà va annoverato tra coloro che hanno contribuito al rilancio dello sviluppo economico e della vita democratica del nostro paese dopo la tragedia della guerra. È una generazione, purtroppo, che attualmente ci sembra irripetibile. Solo così l'economista è utile, secondo Giorgio Foà, e la sua biografia, che si intitola proprio L'economista utile, vita di Giorgio Foà. All'uscita del libro faremo 2 eventi di presentazione, uno in Ancona, in questa sede, vi richiameremo se avrete voglia a partecipare a questa discussione, e l'altro a Roma, presso l'Accademia dei Lincei, della quale Foà è stato membro. E a proposito, mi corre l'obbligo di leggervi una lettera, un messaggio che ha mandato il professor Quadrio Curzio, presidente emerito dell'Accademia dei Lincei. Caro presidente, sarei io.
con il grande rammarico di non poter essere presente a questa celebrazione del centenario della nascita di Giorgio Foà e alla lezione Giorgio Foà, che sarà tenuta dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, desidero far pervenire, qui c'è scritto prevenire invece, no, forse prevenire, la mia partecipazione affettuosa e riconoscente al ricordo di una personalità che molto ha dato a tutti noi per l'etica civile e per l'economia politica incardinate nella storia. Giorgio Foà ha rappresentato nella mia vita di professore, di presidente della SIE e di socio linceo un riferimento imprescindibile per capacità di valutazione e giudizio, di impegno e opera. Egli fu davvero un giusto dal quale prendere esempio e quindi da proporre ai più giovani come tale, con iniziative celebrative alle quali anch'io ho spesso partecipato, promosso soprattutto all'Accademia Nazionale dei Lincei, dove confido si possa presto riprodurre un suo ricordo, con sentita cordialità. Quindi festeggiare un centenario ha senso solo se non ci si limita a ricordare il passato e magari anche a rimpiangerlo, ma si alimenta, si valorizza un patrimonio di valori valido per il presente e per il futuro, un presente difficile e un futuro tutto da conquistare. Ma se andate indietro, cosa voleva dire un futuro da conquistare subito dopo la guerra, negli anni 40, negli anni 50, quindi abbiamo molto da imparare da quella generazione. La lezione del dottor Visco, che oggi diventa il professor Visco, perché tiene una lezione, il cui testo è in distribuzione in sala, assolve pienamente a questo compito, avere piena consapevolezza dei problemi esistenti come stimolo a intervenire con lungimiranza, non con interventi di breve respiro, come ha sempre raccomandato il nostro caro maestro. Sono presenti in quest'aula pochi studenti universitari perché sono impegnati con gli esami, ma tutti oggi diventiamo studenti chiamati ad assistere alla lezione del professor Visco. Grazie. Ora do la parola al rettore. Allora, buonasera a tutti e grazie per aver accolto l'invito della Fondazione e dell'Università Politecnica delle Marche per assistere e per seguire questa interessantissima lezione. Il testo, la biografia di cui citava il professor Alessandrini, io ho avuto la fortuna di leggermela già, quindi in anteprima, e devo dire che è stata una lettura molto interessante, perché mi sono letto 100 anni di storia italiana, perché il professor Foà ha attraversato la storia d'Italia, ha rappresentato quello che l'Italia deve ricordare soprattutto per non ricadere nelle stesse errori. Abbiamo chiesto scusa come corpo accademico, come tutte le università, dopo 80 anni le leggi razziali che hanno escluso tutti gli studenti che erano di origine in quel tempo si usava la parola ebrei, così come tutti gli studenti, come tutti i docenti. Per 80 anni l'università non ha chiesto scusa, l'abbiamo fatta a Pisa, proprio nella città dove questi erano stati pubblicati e dove tra l'altro nella sua storia era passato e fu in qualche modo dentro queste leggi razziali. Ha vissuto questa storia, ed è questa storia che è stata un insieme di errori che si rischia di dimenticare, perché molto spesso qualcuno cerca di negarli, ma qualcuno cerca di dimenticarli, perché forse è la cosa più semplice, ma sono molto presenti, sono molto nel vissuto, in quello che in qualche modo raccontiamo e viviamo in questo momento. Lo dico soprattutto agli studenti, perché come rettore io ho questo compito, ho il compito di formare le nuove generazioni insieme ai tanti colleghi, e quindi devo raccontar loro i pericoli che abbiamo corso. E guardate, quei pericoli sono stati corsi, ma sono stati superati. Sono stati superati con un progetto che è stato un progetto, credo, che nel passato non si è mai realizzato, la costruzione di un unico paese che è l'Europa. L'Europa nasce da quella storia, nasce da quelle esperienze che Foà visse, e credo che nacque anche per le esperienze che Foà rappresentò. Non è stato uno studente Erasmus come
i nostri studenti, adesso Simone in Europa, però è stato uno studente che per necessità è dovuto in qualche modo transitare in quell'Europa come studente per poter continuare i suoi percorsi. Quindi di fatto ha disegnato quello che oggi abbiamo, un'Europa, un paese dove le differenze esistono, certo che esistono le differenze, esistono differenze culturali, esistono differenze di storia, differenze di lingue, ma la differenza, dobbiamo imparare, è un valore che deve essere in qualche modo compreso e l'Europa questo ci sta aiutando a fare, è un valore che in qualche modo dobbiamo trasformare in un'opportunità e lo è in tanti contesti. E guardate, non è così strano che le nuove generazioni si stiano interessando ad aspetti che forse noi nel passato non abbiamo più così trattato, come quello della sostenibilità ambientale. Sapete che oggi parte un'iniziativa di una settimana che guarda il mondo intero. Oggi è un venerdì di quelli che con l'inizio della scuola si sta dedicando a puntare l'attenzione proprio sui problemi dei cambiamenti climatici. C'è anche qui qualcuno che tenta di negare l'esistenza di cambiamenti climatici o tenta di interpretare. Esistono perché alcune azioni che abbiamo fatto stanno portando certi risultati. Allora, all'interno di questi spazi, all'interno di queste aule, quello che noi dobbiamo cercare è proprio di raccontare ai nostri studenti i concetti di sostenibilità. Una parola che forse nel passato usavamo poco, ma la sostenibilità ambientale è fondamentale, così come la sostenibilità sociale. E cioè la cancellazione delle differenze sociali, è un problema, esiste, certo che esiste, ma trova una soluzione, certo può trovare una soluzione difficile da trovare, ma va cercata perché non ci sarà un futuro senza un abbattimento delle differenze, senza in qualche modo un cercare condizioni di vita migliore, soprattutto per quelli che stanno attraversando questo momento. Ho promesso al professor Alessandrini di essere breve, quindi cercherò di fermarmi proprio su questi punti, ma guardate, io come rettore ho questo come obiettivo fondamentale, non ho la necessità di convincervi, perché la vostra storia, le vostre culture vi portano già ad avere delle scelte, ma io ho la necessità di raccontare, soprattutto ai più giovani, gli errori lungo i quali siamo incappati negli anni, per far modo che loro li possano in qualche modo superare ed interessarsi a tutti questi aspetti. Guardate, le differenze, quei valori che puntava al territorio, Foà nei suoi studi, di valorizzazione del territorio, delle eccellenze civili e culturali dei territori, guardava in un orizzonte che era l'internazionalizzazione, cioè la possibilità di aprirsi a mercati e a situazioni più ampie. Noi questo lo realizziamo all'interno dell'università. All'interno dell'università, l'ho ripetuto tante volte, il concetto di cittadinanza globale è realizzato. Noi in queste aule iscriviamo e facciamo ammettere ai corsi e quindi seguiamo tutti gli studenti, qualunque sia la religione, qualunque sia il credo, qualunque sia la cultura che esso esprimono, qualunque sia il paese in cui sono nati. Perché questo è quello che dobbiamo diffondere, perché quello che realizziamo all'interno dell'università è il vero concetto di sovranazionalità, quello che l'Europa rappresenta, perché è stato un elemento che ha garantito, e voi lo sapete, 70 anni di pace in tutta la storia dell'Europa, in tutta la storia dei paesi e delle culture e dei popoli che hanno costruito l'Europa, non c'è stato un periodo di pace, o meglio, di assenza di guerra come questo. Questo è un valore. È un valore che in qualche modo io ho cercato anche di sottolineare nel mio mandato, mettendo definitivamente il Fante, che è rappresentativo di questa caserma, all'ingresso di questa università, di questa facoltà di economia, per ricordare tanti studenti che entrano ed escono da questa università, che quel ragazzo, esattamente della loro stessa età, 18 anni, non aveva avuto la loro fortuna. E quindi loro devono cercare di utilizzare questa fortuna, devono cercare in qualche modo di mettere a profitto questa fortuna, perché il sacrificio che quei giovani hanno realizzato tanti anni fa, l'hanno realizzata per noi, così come sono stati i nostri genitori durante la Seconda Guerra Mondiale, così come saremo noi per i figli e quindi per le nuove generazioni. Dobbiamo impegnarci in questo per lasciare, come io dico, un mondo migliore rispetto a quello che abbiamo trovato. Questo è il compito delle università. E oggi, con questa lezione, io credo che ci sarà un contributo anche in questa direzione. So che sono stato lungo, però come dire, i rettori hanno questa... perché sono prima di tutto dei docenti, quindi tentano in qualche modo, soprattutto quando la platea, come in questo caso, è molto attiva e proattiva, a rendersi un po' lunghi sulla narrazione.
Grazie per essere qui e buona lezione. Grazie Rettore. Ora il saluto del Preside, Professor Francesco Kelly, Preside della Facoltà di Economia Giorgio Foà. Ci teniamo molto ad aver mantenuto la Facoltà di Economia e che questa Facoltà di Economia sia intitolata proprio a Giorgio Foà. Questo è molto importante, cerchiamo di tramandare questo anche ai nostri studenti. E per me come padrone di casa io devo dare il benvenuto a tutti, ringraziarvi per essere venuti e anche salutare le autorità civili e militari che ci onorano della loro presenza e ringraziare la Fondazione Foà che ha sede qui nella nostra facoltà, come avete sentito, con la quale abbiamo un rapporto di amicizia e di strettissima collaborazione, ringraziare Silvano Foà che è il fondatore della Fondazione, ringraziare i colleghi Piero Alessandrini e Marco Cucculelli che hanno organizzato con grande cura e con grande impegno questo evento. E vorrei naturalmente ringraziare il relatore, il dottor Ignazio Vischio, governatore della Banca d'Italia, per l'onore che ci fa di essere qui, per la disponibilità che ha mostrato. Io ho seguito un po' tutti i passaggi insieme a Piero e sinceramente ho apprezzato molto la sua disponibilità, perché ci aiuta a sottolineare in modo così importante questo centenario della nascita di Giorgio Foà. La Banca d'Italia a noi è particolarmente vicina, sia la sede di Roma ma anche la sede regionale con la quale abbiamo un rapporto di collaborazione e di amicizia, ci sostiene, a volte assume anche i nostri dottori di ricerca, anche molto spesso, quindi abbiamo un rapporto anche in questo senso, e sostiene un po' quelle che sono le creature di Giorgio Foà, sostiene noi come Facoltà d'Economia, l'università, sostiene l'Istao, di cui io mi onoro di essere vicepresidente, sostiene la Fondazione. Quindi ringrazio il dottor Ignazio Visco, governatore della Banca Italia, per questa sua significativa presenza. Grazie. Chiude gli interventi di saluto doverosamente Silvano Foà, non solo perché è figlio di Giorgio Foà, ma perché è il presidente onorario di questa fondazione. A te la parola, Silvano. Io preferisco subito spostare dal centenario di mio padre al centenario di un contesto che ho conosciuto formidabile, che erano tutte le persone di cui lui mi ha sempre parlato, che ho conosciuto anche direttamente, ed era un contesto formidabile, anche perché se penso solo al centenario di mio padre e mia madre avevano 25 anni più di me, mi viene la pelle d'oca. Questo contesto che, l'ho un po', per farlo capire bene prima di tutto a me stesso, l'ho suddiviso con quello che mio padre intendeva per maestri. Maestro è diverso da professore. Mio padre ha fatto il professore, ma è riconosciuto come un maestro. E quando lui parlava dei maestri, lui parlava di Olivetti, di Ernesto Rossi, parlava di Caffè, parlava dei suoi nonni, tutti maestri. E piano piano ho capito anche che chi potevano essere le persone intorno a lui che lui considerava maestri. Poi dall'altra parte invece c'erano i personaggi, non maestri di vita, ma quelli che lo guidavano nelle sue scelte più strette al lavoro, più sulle cose che lo interessavano, le materie. E qui sicuramente c'è Mattei. Dopodiché c'aveva una serie di persone, professori in carica,
gente che anarchici che erano, non avevano mai voluto fare il concorso da professore e che ne sapevano più di professori e di maestri, una miriade di persone. Tutto questo, che era un pezzo molto importante della sua vita, è quello che abbiamo, con l'aiuto dello storico Giulianelli, è tutto quello che esce in un volume in cui c'è esattamente questo, il contesto, e quanto questo contesto abbia fatto sì, abbia fatto crescere un maestro, ma ne ha fatti crescere anche molti altri. Nella parola maestro, quello che mi diverte è che con lui probabilmente ha anche a che fare molto, è che si parla di maestri quando si parla degli artisti, per esempio. Mio padre faceva amicizia col maestro ebanista, col maestro elettricista, erano i suoi maestri. Sulla parola professore, lui presentava e si presentava come professore. Questo è quello che per me, di mio padre, è quello che la fondazione su cui io ho anche penato, ci ho messo moltissimo a tirarla fuori, volevo. Cioè che non portasse il suo nome, ma fosse soprattutto all'interno ci fosse il riconoscimento di un valore complessivo che ho vissuto direttamente per più di 50 anni e che ho potuto apprezzare moltissimo. Grazie. Grazie Silvano. Ora sale sulla cattedra di professore il dottor professor Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia. Grazie. Buongiorno, buonasera a tutti. È chiaramente emozionante essere qui in questo contesto che ricorda Giorgio Fua. Giorgio Fua era un grande amico del mio maestro Federico Caffè e del mio governatore Carlo Azeglio Ciampi. E... Scusate, si sente giù in alto perché? Va bene così? Ecco. Sono particolarmente grato alla Fondazione Giorgio Fua, all'Università di Ancona, al Presidente Alessandrini, al professor magnifico Rettore, Professor Longhi, al Preside Kelly. Grazie per le parole che abbiamo ascoltato del Dottor Silurno, se capisco Fua. Io colgo questa occasione per riflettere sulle condizioni dell'economia italiana in un contesto di più ampio respiro, meno vincolata alle contingenze di brevissimo periodo, quel contesto nel quale si è soprattutto esercitato l'insegnamento e forse la vita di Giorgio Fua. Lo sviluppo economico è stato infatti il suo principale interesse, fin dai tempi della sua tesi di dottorato a Losanna, ma a Losanna perché esule dall'Italia, nel 1940, che verteva sull'interazione tra popolazione e benessere. Le sue considerazioni trascendevano, come dico, la metrica del prodotto interno lordo, questa variabile sulla quale noi esercitiamo la massima attenzione. In diversi studi invitava a dedicare maggiore attenzione anche a temi altri, quali l'ambiente, come abbiamo ascoltato prima dal Rettore, sicuramente la sostenibilità ambientale, oltre che quella sociale, oltre che quella finanziaria, sono in questo momento al centro delle discussioni, degli interessi e anche degli esercizi di policy nei quali noi siamo chiamati a esercitarci. E
l'alienazione al lavoro era quella che lui riteneva ragione, una delle condizioni non secondarie dal punto di vista del benessere collettivo. Sono provocazioni intellettuali, queste è vero, ma sono provocazioni che poi hanno trovato riscontro nella discussione che si è andata sviluppando a livello internazionale. Oggi gli indicatori di benessere sono integrati nel dibattito di politica economica, il loro ruolo riconosciuto anche in documenti ufficiali, quali quello di economia e finanza, prodotto ogni anno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'utilità degli indicatori di benessere e le difficoltà che si incontrano nella loro definizione e interpretazione era in particolare dedicata alla lezione che Mario Draghi fece in questa università, la lezione Giorgio Foà del 2010. E io penso che le considerazioni sue di allora restano valide. Era sicuramente molto sostenitore dell'importanza di guardare a misure del benessere più ampie, ma consapevole anche che in assenza di una centralità delle condizioni oggettive e materiali di vita, come diceva Foà, la difficoltà dell'economia italiana di crescere e di creare reddito non deve smetterci di preoccuparci. Dalla metà degli anni 90 l'Italia sperimenta una fase di crescita bassa che ha segnato l'interruzione del processo di convergenza verso i livelli di reddito dei principali paesi europei e mondiali in atto dal dopoguerra. E si è determinata quindi un'inversione nella tendenza. Le difficoltà generate da una domanda aggregata spesso insufficiente si sono innestate su un potenziale di sviluppo divenuto assai modesto per la mancanza, come scriveva Foà già nel 1993, di un quadro politico e giuridico, di un sistema di valori, di una mobilità sociale, di un genere di istruzione, di una disponibilità di infrastrutture tali da favorire lo sviluppo economico moderno. La produttività del lavoro è rimasta ferma in Italia negli ultimi 25 anni, è aumentata di appena lo 0,3% all'anno, escludendo il periodo successivo alla crisi finanziaria globale del 2007, quando in realtà si è ridotta. E voi vedete da questo grafico quanto grande è andata crescendo la distanza rispetto agli altri principali paesi europei. Sulle prospettive della nostra economia gravano le dinamiche sfavorevoli sul piano demografico. Secondo uno scenario mediano, quello considerato forse più probabile, delle più recenti proiezioni dell'Eurostat, nei prossimi 30 anni la popolazione italiana diminuirebbe di 4,6 milioni di individui, oltre il 7%. Tenete conto, le proiezioni demografiche per i primi 20-30 anni sono difficili da battere, sono molto, molto consistenti. Ovviamente quello che varia in questi casi è l'afflusso da altri paesi, che può essere in realtà diverso da quella che è la tendenza sperimentata negli ultimi tempi. Questo spiega perché la caduta di 7% di questi 4,6 milioni di individui si confronta con una caduta maggiore nell'esercizio analogo condotto dalle Nazioni Unite, che si differenzia appunto per l'ipotesi di flussi migratori netti inferiori, con un calo in questo caso di oltre 6 milioni di persone. In entrambi i casi la riduzione risulta concentrata nella popolazione di età compresa, come si vede, fra i 15 e i 64 anni. E questa riduzione sarebbe di 8,7 o 10,3 milioni a seconda di quale delle due proiezioni consideriamo. Nello scenario di Eurostat, il tasso di dipendenza della popolazione anziana, il rapporto cioè tra i residenti con più di 65 anni e quelli in età compresa tra i 15 e i 64, salirebbe di circa il 35%, quasi il 65%. 15-64. Io spesso nelle discussioni che ho in banca con i miei più giovani colleghi contesto questa definizione. 15
24, secondo me, se si studiasse invece che lavorare sarebbe già un grande risultato. Spesso in realtà non si né studia né lavora, ma in realtà anche oltre 65 anni si può essere produttivi e forse anche più produttivi data l'esperienza e data la trasformazione del nostro modo di agire e lavorare. Quindi in realtà si potrebbe spostare. Però il punto di fondo è che ovviamente questa caduta è una caduta forte. Le persone che hanno superato i 65 anni in realtà sono ormai in pensione, hanno maturato diritti in qualche modo e spesa sociale da destinare a soddisfare questi diritti. Quindi il problema della sostenibilità, se effettivamente vi fossero queste flessioni nella popolazione non accompagnate da interventi di altro genere, per esempio nella partecipazione al lavoro, molto bassa in Italia, soprattutto nella componente femminile, o nel tasso di crescita della produttività con un recupero rispetto a quell'andamento così deludente che abbiamo visto dal primo grafico, sarebbero problemi. E in effetti, come dico, le implicazioni per l'attività economica e quindi per la sostenibilità finanziaria, in questo caso, la sostenibilità del debito pubblico e della spesa sociale, sarebbero pesantissime. Anche assumendo che i tassi di partecipazione dei singoli gruppi demografici aumentino ai ritmi mediamente positivi osservati nell'ultimo decennio, gruppi demografici che si possono distinguere per livelli di istruzione oltre che per provenienza, la riduzione della popolazione attiva prevista dall'Eurostat si tradurrebbe meccanicamente, in assenza di un aumento della produttività del lavoro, quindi a parità di partecipazione a seconda delle caratteristiche demografiche e in assenza di incrementi di produttività, si tradurrebbe in una flessione del PIL cumulata compresa tra il 7 e l'8% nei prossimi 30 anni. Quindi bisogna anche leggere questo risultato all'incontrario, cosa fare per evitare questa flessione e mantenere la capacità di sostenere il nostro modo di vivere o migliorarlo. Questo vuol dire far crescere sostanzialmente la produttività a un tasso positivo anziché lasciarla stazionaria, aumentare il tasso di partecipazione e di occupazione nel mercato del lavoro. La ripresa verso un sentiero di crescita stabile e sostenuta è ostacolata dalle quelle che definisco le forti contraddizioni che affliggono la nostra economia. Le imprese devono aggiornare le tecnologie impiegate per essere competitive, ma gli investimenti non accelerano neanche ai bassissimi tassi di interesse che oggi prevalgono. È necessario aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, tuttavia la disoccupazione è elevata e la domanda è debole. Per affrontare queste contraddizioni non esistono ovviamente facili ricette, vanno utilizzate con interventi opportunamente calibrati, come ripetiamo diciamo con un tono un po' predicatorio, come osservava Einaudi tanti anni fa, ogni anno, anzi ormai ogni trimestre, tutte le leve della politica economica. Servono innanzitutto riforme mirate a innalzare il potenziale di crescita, creando un ambiente più favorevole all'innovazione, incoraggiando l'imprenditorialità degli italiani, un tema questo che è stato centrale nelle ricerche e nella stessa vita di Giorgio Foà. È necessario che una dinamica sostenuta degli investimenti privati si accompagni a una decisa riduzione del ritardo accumulato negli ultimi 20 anni nella diffusione a fini produttivi di nuove tecnologie e nell'espansione dell'economia digitale. Questo grafico che ho già utilizzato nelle mie considerazioni finali a fine maggio mostra quanto indietro stiamo rispetto agli altri paesi usando un indicatore composto, poi lo vedremo anche un attimo meglio, della digitalizzazione dell'economia e della società. Noi siamo agli ultimi posti, più indietro di noi c'è la Bulgaria, la Grecia e la Romania, ci sono. Ora serve, nella consapevolezza dei vincoli di bilancio, anche un cambio di passo negli investimenti pubblici.
per invertire la tendenza al calo osservata negli ultimi anni e colmare il divario con gli altri paesi europei. L'accumulazione di capitale pubblico, capitale materiale e capitale immateriale, anche se non viene definito investimento nelle statistiche disponibili, la spesa per l'istruzione ai livelli più bassi, oltre a essere scesa straordinariamente da, negli ultimi decenni. Questa accumulazione può svolgere un ruolo determinante quando è complementare al capitale privato, ne incrementa la redditività stimolando gli investimenti e le imprese. È fondamentale la qualità di questo investimento pubblico, i tempi, i costi. La politica monetaria contribuisce, nel rispetto dell'obiettivo di assicurare la stabilità dei prezzi, a garantire condizioni tali da agevolare il finanziamento degli investimenti, evitando strozzature nell'erogazione del credito. È in questo che ci siamo esercitati negli ultimi 10 anni, con molti sforzi, nell'assenza, devo dire, di un contesto macroeconomico e di misure di politica economica complementari. La capacità di innovare organizzazione tecnica dell'attività produttiva e le conseguenze degli andamenti demografici sono state a lungo al centro delle ricerche di Giorgio Foà. La sua attività scientifica, protrattasi per oltre mezzo secolo, si chiuse con uno dei suoi saggi più noti, La lettura del mulino del 1993, dal titolo Crescita, benessere, compiti dell'economia politica, cui si rifece nella sua lezione Mario Draghi, e che, come scrive Piero Alessandrini, rappresenta una sorta di suo testamento ideale. Quest'ultimo contributo arrivò in un momento in cui, a livello globale, si avviava con la terza rivoluzione industriale, la rivoluzione delle nuove tecnologie, dell'informazione e della comunicazione, che intrecciandosi con la crescente integrazione dei mercati internazionali ha esercitato e continua a esercitare un'influenza determinante sulle sorti del nostro Paese. Con difficoltà anche in quel tempo maturava in Italia la consapevolezza delle implicazioni dell'invecchiamento della popolazione. Il cambiamento tecnologico, le tendenze demografiche sono ancora questioni cruciali per il nostro sviluppo economico e di queste due questioni parlerò adesso. L'Italia ha risposto con ritardo all'accelerazione nel processo di integrazione dei mercati e alla rivoluzione tecnologica dell'informazione e della comunicazione. Nei 25 anni che hanno preceduto la crisi finanziaria globale del 2007, gli investimenti nelle nuove tecnologie sono stati modesti e le imprese hanno innovato in misura insufficiente. Le imprese lo sapevano. C'è stato molto dibattito prima della ultima fase che ha portato all'Unione Monetaria, in cui è risultato chiaro che il cambio non era più una variabile disponibile, in cui era chiaro che il mondo stava cambiando sul piano tecnologico e in cui la sola risposta positiva poteva essere un processo di ristrutturazione produttiva e di investimenti in innovazione. Per fronteggiare la crescente competizione internazionale, invece, la nostra industria ha contato prevalentemente su provvedimenti volti ad aumentare la flessibilità del lavoro, le leggi di flessibilità del lavoro introdotte nella seconda parte degli anni 90. Leggi di per sé neutre e positive, ma il problema è come dovevano essere usate. Se non usate in modo complementare agli investimenti in innovazione, ma in modo sostitutivo, chiaramente si poteva passare, ritardare, rinviare il giorno del giudizio, ma prima o poi sarebbe arrivato. E in questo modo sono stati effettivamente limitati i danni. Il tasso di disoccupazione è sceso dal 12 al 6%, ma è un tasso di disoccupazione in cui gli occupati erano giovani occupati, temporanei, precari, come si diceva, pagati poco, che sostituivano i più anziani che andavano in pensione per fare mansioni più basse della capacità che essi stessi avevano acquisito nella formazione. E grazie al conseguente netto calo del tasso di disoccupazione è stata garantita la tenuta della domanda, ma in assenza di adeguati investimenti il sollievo è stato temporaneo. Nel resto del mondo la globalizzazione e il progresso tecnologico contribuivano a sostenere la produttività, da noi quest'ultima ristagnava e la crescita dell'attività economica
era insoddisfacente. Le pressioni competitive sono state più intense nelle produzioni tradizionali, in cui la specializzazione dell'Italia era più elevata, ad esempio nel contesto del tessile e dell'abbigliamento, gli articoli in pelle. Le Marche, in qualche modo, sono una regione, un'area nella quale le piccole imprese, i distretti e così via, erano riusciti a garantire tassi di crescita e di occupazione rilevanti, ma per le quali, come per buona parte dell'industria leggera, tra virgolette, il cambiamento non ha seguito le trasformazioni straordinarie sul piano, diciamo, geopolitico e sul piano del cambiamento tecnologico. Ora, in questo comparto, tra il 95 e il 2018, la quota della Cina negli scambi mondiali è aumentata di 23 punti percentuali, è salita al 36%. Nello stesso periodo, la produzione complessiva realizzata dalle imprese italiane in questo comparto è crollata del 38%, contro un calo del 10% per il complesso dell'industria. Il ritardo nella diffusione delle nuove tecnologie ha risentito della struttura del sistema produttivo italiano, caratterizzato dalla presenza elevata di piccole imprese e che ovviamente era anche penalizzata dalla disponibilità scarsa di risorse finanziarie. Già negli anni 70 Foà aveva notato il maggior peso e la minore produttività delle piccole imprese nel nostro paese. Secondo la sua analisi, questo era un effetto dello sviluppo tardivo della nostra economia. Sviluppo tardivo negli anni 70, forse nuovo sviluppo tardivo dopo la globalizzazione. Nel complesso dell'industria e dei servizi di mercato non finanziari, secondo gli ultimi dati disponibili riferiti al 2016, in altri interventi ricordavo i dati del 2013, ho rivisto per capire se ci fossero stati 2012 cambiamenti in questi 4 anni, non ci sono stati e credo non ci siano stati neanche nei 4 anni successivi. 25.000 aziende medio-grandi con oltre 50 addetti producono quasi la metà del valore aggiunto, con 6 milioni di dipendenti. L'altra metà è prodotta da 4,8 milioni di lavoratori autonomi, per la gran parte titolari delle aziende stesse, e da 6 milioni di dipendenti impiegati in 4,3 milioni di aziende piccole, con meno di 50 dipendenti. In Germania, Francia e Spagna la quota di valore aggiunto prodotta dalle grandi imprese è maggiore ed è minore l'incidenza dei lavoratori autonomi, delle piccole imprese e dei loro dipendenti. Sostanzialmente ci sono eccezioni, ci sono piccole imprese straordinariamente produttive alla frontiera, start-up nuove e così via, ma nella gran parte la produttività delle imprese piccole è la metà della produttività delle imprese con più di 50 addetti. La struttura proprietaria e gestionale, spesso familiare, costituisce un vincolo alla crescita delle imprese. Non è sempre così, pensiamo alla Ferrero, insomma, però il problema non è tanto quello della proprietà. In realtà una famiglia proprietaria per le imprese manifatturiere con più di 10 addetti caratteristica non solo dell'Italia, dove l'86% delle imprese ha una famiglia proprietaria dietro, e non è molto più elevata di quella che si riscontra negli altri paesi europei, tra l'80 e il 90%. Quello che è differente in Italia è che ben 2/3 delle imprese hanno l'intero management composto da soli membri della famiglia proprietaria. Il ricorso ai mercati dei capitali, poi, da parte delle società non finanziarie è insufficiente. Il loro debito è troppo concentrato nel settore bancario. In Francia e nel Regno Unito il rapporto tra capitalizzazione di borsa delle società non finanziarie e il PIL è oltre 3 volte quello che si osserva in Italia. L'incidenza delle obbligazioni sul complesso dei debiti finanziari delle imprese è quasi doppia. La contenuta dimensione delle imprese, la prevalenza della struttura proprietaria e gestionale familiare, lo scarso sviluppo del mercato dei capitali si riflettono in una produttività che in Italia è bassa nel confronto internazionale e con un divario in costante aumento.
In queste condizioni non sorprende che con lo sviluppo delle tecnologie digitali, l'alba di una quarta rivoluzione industriale, secondo molti osservatori, inizi a manifestarsi un ritardo simile a quello osservato negli anni 90 con riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Oggi, come allora, le imprese di piccole dimensioni non sono in grado di sostenere i costi diretti e indiretti legati all'adozione di nuove tecnologie. Nel nostro Paese non solo è bassa la produzione di beni e servizi digitali, ma è anche modesto il loro impiego da parte delle imprese e degli individui. L'indice che riassume il livello di digitalizzazione dell'Europa e degli Stati membri pone il nostro Paese al 25° posto dell'Unione Europea. Il ritardo è particolarmente accentuato, si vede in questo grafico, negli utilizzi e nelle competenze, meno nelle infrastrutture e nella connettività, nonostante quello che si dice. In Italia i settori che compongono l'economia digitale producono appena il 5% del totale del valore aggiunto, rispetto a una media del 6,6% nell'Unione Europea, di circa l'8% in Germania e Stati Uniti, valori ancora superiori in paesi come Finlandia e Irlanda. Dal 2010, con l'avvio della crisi dei debiti sovrani e in controtendenza rispetto alla media delle altre economie europee, il peso di questi settori da noi è diminuito. Con riferimento all'impiego delle tecnologie digitali, il divario rispetto al resto dell'Unione Europea riguarda quasi tutte le finalità per cui le aziende possono adottare tali tecnologie, come l'utilizzo del commercio elettronico, quello del cloud computing, la presenza di robot industriali analoga a quella che prevale nella media europea, ma resta discosta da quella di paesi con una specializzazione settoriale, cioè prevalentemente manifatturiera, simile alla nostra, come la Germania. Il divario nell'adozione di nuove tecnologie tra le imprese piccole e quelle medio-grandi si amplia quando si passa da tecnologie meno sofisticate a quelle più avanzate, per esempio la robotica. A livello internazionale, analisi recenti suggeriscono che i rendimenti dell'investimento in innovazione si siano indeboliti in molti paesi sviluppati. Si va anche affermando la tendenza alla riduzione all'ingresso nel mercato di nuovi concorrenti, che attenua la pressione sulle imprese esistenti a investire in innovazione. Non facciamo eccezioni rispetto a questi andamenti, ma da noi partiamo da un livello molto più basso. E in aggiunta, per proteggere le proprie posizioni dalla concorrenza di imprese giovani e innovative, quelle leader tendono a perseguire strategie basate sulla difesa delle rendite più che sull'innovazione. Vi sono studi, analisi molto approfonditi a questo riguardo. Negli ultimi anni sono stati introdotti incentivi a sostegno degli investimenti per le cosiddette start-up innovative, investimenti di ricerca e sviluppo e di nascita di imprese innovative. Le misure sono state utilizzate in modo ampio, si sono dimostrate efficaci. Le nostre indagini indicano che sia nel 2017 sia nel 2018 la quota di imprese che hanno usufruito di almeno un'agevolazione per questa tipologia di investimenti ha superato il 50% e per circa un terzo di queste aziende questi incentivi hanno indotto un aumento degli investimenti che non si sarebbe osservato in assenza dell'intervento pubblico. Perché lo sottolineo? Perché la maggior parte degli studi che io vedo prodotti dai miei ricercatori mostrano che gli incentivi in realtà non hanno prodotto nuovi investimenti, ma hanno teso a sostituire investimenti che sarebbero fatti in altro modo a costi più bassi. Questa è purtroppo una realtà diffusa, in particolare nel Mezzogiorno. In questo caso no, in questo caso questi incentivi sono serviti e hanno finanziato investimenti che altrimenti non si sarebbero fatti. Ora, per sostenere efficacemente l'adozione di nuove tecnologie e l'attività innovativa, è fondamentale però che il quadro normativo sia stabilizzato, sia in grado di facilitare il cambiamento in tutta l'economia, allineato alle migliori pratiche internazionali, stabile nel senso che sia bassa l'incertezza proveniente da cambiamenti possibili nella regolamentazione che portano a effetti negativi sui piani di investimento. Le limitate spese per l'innovazione si accompagnano a un livello di conoscenze e competenze della popolazione anch'esso basso nel confronto internazionale. Di questo ho parlato in altre occasioni, molte volte investire in conoscenza è una specie di slogan che mi viene spesso attribuito. Oggi solo il 44%, qui parliamo della componente digitale,
ma è un caso particolare del contesto più ampio, oggi solo il 44% degli italiani possiede abilità digitali, 13 punti in meno rispetto alla media dell'Unione Europea, area nella quale siamo quartultimi, come si vede da questo grafico. Il divario riguarda tutte le fasce di età ed è più ampio tra gli individui che, grazie, che tra gli individui che non hanno terminato il ciclo di studi superiori. Misurare le competenze non è un esercizio semplice, lo dico perché c'è una grande polemica in questo momento, pensate ai test invalsi, alle misure per dare fondi di ricerca e così via. Non è facile, ma come dicono gli americani, if you can't measure it, you can't improve it. Bisogna misurare bene, ma bisogna misurare. Secondo l'indagine del PISA, del Program for International Student Assessment, condotta da molti anni dall'OCSE, nel 2015 il deficit di competenze dei quindicenni italiani nei confronti dei coetanei degli altri paesi OCSE si è affievolito. Un risultato favorevole che fa seguito a quelli negativi osservati fin dalla prima rilevazione del 2006. Questo riflette in particolare i forti miglioramenti conseguiti in matematica. Quindi forse questi test sono anche serviti per indurre a una maggiore efficacia nella formazione degli studenti. Lì abbiamo raggiunto la media internazionale. Non siamo ai primi posti, ma su livelli medi. Ciò nonostante, ci collochiamo nella fascia dei paesi nel complesso con una performance complessiva inferiore alla media OCSE. Anche i recenti risultati dei test invalsi indicano che una quota significativa di alunni non possiede un livello adeguato di conoscenze in italiano e in misura maggiore in matematica. La percentuale di studenti che non padroneggia in maniera adeguata la lingua inglese aumenta nel corso dell'itinerario scolastico, fino ad assumere dimensioni preoccupanti al quinto anno della scuola superiore. Per gli adulti, l'indagine condotta nell'ambito del Program for the International Assessment of Adult Competences, PIAC, pubblicata dall'OCSE nel 2013, in continuo aggiornamento, ma i dati nuovi saranno prodotti nel giro di qualche anno, evidenziava per l'Italia una diffusa carenza di quelle competenze di lettura e comprensione e logico e analitiche che rispondono alle moderne esigenze di vita e lavoro. Il 70% degli adulti italiani, ad esempio, non è che è analfabeta, no, ma non è in grado di comprendere adeguatamente testi lunghi e articolati, quali quelli nei quali oggi necessariamente con i quali ci si deve confrontare per mostrare competenza anche nell'utilizzo di tecnologie nuove. Era il credo 50% circa nel complesso dei paesi OCSE, noi siamo gli ultimi e siamo gli ultimi anche o quasi gli ultimi nella capacità di elaborare adeguatamente informazioni matematiche. Ma quello delle minori competenze non è l'unico dato sfavorevole. Da noi sono inferiori alla media dei paesi dell'Unione Europea anche la percentuale di famiglie che possiedono un computer. Se sono in grado di lavorare qui. Ecco. Che possiedono un computer. E che è il 73% contro l'84% della media europea, e quella relativa alla diffusione di una connessione fissa a banda larga, 60 contro 77. Ne conseguono valori elevati delle quote di cittadini che non hanno mai utilizzato un computer, quasi un italiano su 3 contro 1 su 7 nell'Unione europea, che non hanno mai utilizzato internet, 1 su 5 contro appena 1 su 10. Sono basse quelle cittadini che usufruiscono i servizi di home banking, 1 su 3 contro 1 su 2, che usano il web per confrontare i prezzi, 4 su 10 contro 7 su 10. Per contro, la percentuale di italiani che guardano video in rete
è analoga a quella media dell'Unione Europea. In generale appaiono in linea con la media continentale quegli utilizzi delle tecnologie digitali più legati alle attività sociali di svago, mentre risultano penalizzati quelli più rilevanti per il sistema produttivo. La domanda è perché gli investimenti in capitale umano, e in particolare oggi nelle competenze digitali, sono più bassi in Italia. Comparando costi e benefici monetari, come si farebbe per un titolo finanziario, l'OCSE calcola il tasso di rendimento dell'investimento in capitale umano. Da vari anni l'acquisizione di una istruzione universitaria rende in Italia meno che dalla media dei paesi dell'OCSE, 11 contro 13%. 11% non è un dato basso, è più alto di molti altri investimenti, ma è inferiore al resto d'Europa. E 8 contro 11% per le donne nel 2013. Ora si tratta di una conferma di risultato messo in luce da tempo, l'abbiamo messo in luce con Piero Cipollone più di 12 anni fa, ed è un paradosso, perché in Italia lo stock di capitale umano, il numero per esempio di laureati, è molto più basso che nel resto del mondo, ma il rendimento è anch'esso più basso. E invece, come economisti, sappiamo che quando lo stock di qualcosa è basso, il rendimento di un piccolo investimento in quella stessa cosa è molto alto. Quindi è un paradosso. E una bassa dotazione di capitale umano, come nel nostro paese, dovrebbe corrispondere a questa un rendimento dello stesso più elevato, trattandosi di un fattore relativamente scarso. In parte il paradosso potrebbe essere riconducibile alle strategie delle imprese, la cui domanda di lavoro qualificato è frenata dalla specializzazione in settori tradizionali. Lo scarso rendimento dell'istruzione potrebbe anche essere risultato di un circolo vizioso tra domanda e offerta di capitale umano, dipendente dalla simmetria informativa, che ne amplifica le rispettive carenze. A un'istruzione percepita in media di modesta qualità, le imprese potrebbero aver reagito con un'offerta generalizzata di salari bassi, che a loro volta non sarebbero stati sufficienti a giustificare la domanda di un più elevato investimento in istruzione. Inoltre, le difficoltà delle imprese nel trovare competenze adeguate al mercato del lavoro potrebbero non solo averle spinte a non innalzare i salari, ma anche a consolidare la bassa propensione a investire in nuove tecnologie, contenendo di conseguenza il fabbisogno di manodopera qualificata, e quelli qualificati vanno fuori. Si può e si deve spezzare questo circolo vizioso comprendendo le ragioni e, come dico, investendo in conoscenza in modo adeguato e con il contributo di tutti. Innanzitutto, per quel che riguarda il digitale, è utile chiarire che le differenze rispetto al resto dell'Unione Europea non sembrano dovute né a carenze infrastrutturali né a problemi di costo. I dati indicano che attualmente le reti a banda larga possono raggiungere il 99% delle famiglie italiane con una velocità pari almeno ai 2 megabit al secondo, un valore superiore alla media dell'Unione Europea, che è il 97%. Grazie anche al crescente grado di concorrenza e al concorso di investimenti pubblici e privati, la copertura di reti di accesso in fibra ottica di nuova generazione è salita al 90%, superando la media dell'Unione Europea. L'Italia risulta essere inoltre uno dei paesi europei con i minori prezzi per l'accesso a Internet. Molto si è fatto anche per colmare le carenze di infrastrutture digitali che il sistema scolastico e universitario registrava fino a pochi anni fa. E qui parlo a lungo del Piano Nazionale Scuola Digitale approvato nel 2015, ha finalizzato a espandere l'accesso alla banda larga degli istituti, eccetera, e questo ha avuto effetti notevolmente positivi, ma per sfruttare appieno le opportunità offerte dai nuovi strumenti tecnologici, gli sforzi vanno ora concentrati su misure atte a sostenere una formazione appropriata della classe docente e un adeguamento delle tecniche di insegnamento. Anche le imprese devono fare la loro parte. E conviene alle imprese fare la loro parte. Quando ho fatto leggere questa nota a alcuni miei colleghi, alcuni molto tradizionali dicono «Beh, devono fare la loro parte», massimizzando i profitti in modo intelligente, appunto in modo intelligente. Il problema è questo, e in modo intelligente vuol dire avere una visione lunga, come nella politica anche nella impresa. La visione lunga è l'unica che ti garantisce di avere risultati al di là del ciclo, al di là degli effetti effimeri, degli shock.
nel 2018 il 17% di città non finanziarie ha fornito ai propri dipendenti formazione sul posto di lavoro nell'utilizzo delle tecnologie digitali, una crescita importante rispetto all'anno precedente, quando la quota era pari al 13%, ma bisogna guardare alla media europea, che è oltre il 20-23%. Investimenti in formazione che abbracciano un'intera vita lavorativa sono necessari per evitare il rischio che con la diffusione delle nuove tecnologie e con la conseguente minore domanda di lavoro per le attività che più risentono dell'automazione e della digitalizzazione aumentino le disuguaglianze di reddito e di opportunità e si riduca l'occupazione. Di questo rischio devono tutti essere consapevoli e agire di conseguenza, studenti, lavoratori, famiglie, imprese, scuole, università. Il ritardo è molto forte nel mezzogiorno, salto questo tema perché è un po' tardi, ma anche di questo bisogna essere consapevoli, così come bisogna essere consapevoli che il settore finanziario è anch'esso in ritardo. Fintech non è solo uno slogan, una parola strana, in realtà investimenti nelle banche per usare le tecnologie, per offrire servizi nuovi in modo più adeguato e più sicuro, sono molto più bassi che in altri paesi. Mi sposterei a parlare adesso di più brevemente delle tendenze demografiche. L'evoluzione della popolazione dipende sostanzialmente da tre fattori: natalità, aspettativa di vita, migrazioni. Dalla fine degli anni 70 l'Italia ha un tasso di fecondità 1,3 figli per donna nel 2017, inferiore alla soglia di rimpiazzo della popolazione 2,1. La cosiddetta speranza di vita, ossia la vita media attesa alla nascita, ha superato gli 80 anni da oltre due decenni, nel 2017 era pari a 83, una delle più elevate del mondo. Un grandissimo risultato, purché si abbiano le risorse per godercelo. La cosiddetta, ne sono seguiti una tendenziale invecchiamento della popolazione e un forte aumento del tasso di dipendenza dagli anziani. Dal 2015 si è poi osservato anche l'avvio di una graduale diminuzione della popolazione. Vi hanno contribuito ai più contenuti flussi migratori netti, cresciuti soprattutto all'inizio del nuovo secolo, agli inizi della crisi finanziaria. Come ho ricordato, sebbene con stime talvolta differenti, le principali istituzioni internazionali concordano a ritenere che queste tendenze siano destinate ad acuirsi nei prossimi decenni. Il calo delle persone in età lavorativa influisce direttamente sulla crescita dell'economia. Ovviamente, facendo ipotesi meccaniche, otteniamo risultati conseguenti. Per l'Italia, in assenza di un aumento della produttività del lavoro, supponendo che i tassi di partecipazione al mercato del lavoro restino costanti per età e per genere, la diminuzione della popolazione attiva prevista dall'Eurostat comporterebbe, a parità di tasso di disoccupazione, una perdita in termini di espansione del PIL pro capite di circa 0,5 punto percentuale all'anno nei prossimi 30 anni. Se si considera anche la variazione prevista della composizione della popolazione per grado di istruzione e per cittadinanza, e assumendo costanti corrispondenti tassi di partecipazione, la perdita scenderebbe a 0,3 percentuali. Se si ipotizzasse il proseguimento di tasse di una crescita dei tassi di partecipazione, quale quella che abbiamo osservato negli ultimi 5 anni circa, per età, genere, istruzione e cittadinanza, negli ultimi dieci anni, non vi sarebbero perdite di prodotto pro capite. Ma ovviamente alla variazione del prodotto pro capite bisogna associare la variazione della popolazione complessiva, e se quella è in diminuzione, anche se non vi sono perdite in termini di prodotto pro capite, il PIL nel complesso scenderebbe, e nella migliore delle ipotesi, in questo caso, scenderebbe del 7-8% e si ridurrebbero così le risorse per finanziare la spesa pubblica, mentre con l'invecchiamento della popolazione aumenterebbero le uscite per le pensioni e l'assistenza. Tutto questo è riassunto in una tavola, se riesco a trovare. Una tavola che fa vedere più o meno alla variazione del PIL pro capite come corrisponde alla variazione del PIL al 2050. Questo è un aggiornamento di un lavoro fatto da me una decina di anni fa per la Società Italiana degli Economisti, e sostanzialmente i risultati mostrano che in questi 10 e più anni niente è stato fatto per ovviare a qualcosa che era già prevedibile allora, e forse era prevedibile, come risulta dagli studi che avevo fatto quando stavo all'Ocse, anche i 10 anni precedenti. Ora,
un più elevato tasso di partecipazione al mercato del lavoro, un allungamento della vita lavorativa, misure di contrasto e disoccupazione e una più robusta dinamica della produttività sono i fattori fondamentali per mitigare gli effetti negativi delle tendenze demografiche. Io credo che si possano mitigare e si può invertire, ma bisogna agire tutti, dal lato della politica economica, dal lato delle imprese, dall'altro delle decisioni degli individui, delle famiglie, per esempio su quanto investire in formazione, in educazione, in cultura, se vogliamo, ciascuno di noi, nel corso dell'intera nostra vita lavorativa e non. Misure finalizzate a conciliare le esigenze familiari e lavorative possono favorire la crescita della partecipazione femminile e sostenere il tasso di natalità. L'aumento della età minima di pensionamento, conseguente allungamento della vita lavorativa, determina un'immediata espansione dell'offerta di lavoro. La diffusione dell'innovazione tecnologica, investimenti volti a favorire l'apprendimento lungo l'intero ciclo di vita del lavoratore possono contribuire a sostenere la crescita della produttività. Flussi migratori positivi, insieme ad adeguati interventi per favorire l'integrazione, potrebbero avere effetti già nel breve periodo. Ma le politiche mirate a innalzare la partecipazione al mercato del lavoro, essenziali per quanto esse sono, non bastano se non vengono accompagnate da misure atte a sostenere la domanda di lavoro da parte delle imprese, se non si affronta il problema di come creare adeguate opportunità di impiego, la maggiore partecipazione finirebbe solo per tradursi in una disoccupazione più elevata. La questione del lavoro deve quindi restare centrale, come ho sottolineato altre volte, è una questione non importante solo sul piano strettamente economico, ma cruciale per l'integrazione sociale, per la convivenza civile, per la stessa identità personale, che sono fattori alla base del buono sviluppo, uno sviluppo sostenuto e sostenibile dell'economia. Le tendenze demografiche che caratterizzano l'Italia si riscontrano anche in altri paesi avanzati, non solo europei. Da noi sono però più marcate e le politiche per contrastarle meno sviluppate. Pur salito negli ultimi vent'anni dal 61 al 66%, il tasso di partecipazione al lavoro è oggi ancora inferiore di 8 punti percentuali alla media europea, di 13 rispetto a quello della Germania. Il grafico è evidente in questo caso. 20 anni fa il divario rispetto alla media era di 11 punti e di 15 rispetto alla Germania, siamo sugli stessi livelli. La partecipazione femminile è aumentata, come ancora si vede dal grafico, dal 47% del 98 al 56% del 2018, ma il valore rimane più basso tra quello dei paesi dell'Unione Europea. Il tasso di attività delle donne è inferiore di 19 punti percentuali a quello degli uomini, uno dei divari più elevati in Europa. Nel Mezzogiorno la partecipazione femminile è aumentata in questi 20 anni di appena 3,5 punti percentuali al 41,5%. Il differenziale con il Centro-Nord si è ampliato fino a superare i 22 punti percentuali da meno di 15 nel 98. Sono dati che indicano al tempo stesso un grande problema, ma anche una grande potenzialità di aumento della partecipazione al lavoro, e mettono in luce la necessità di individuare e introdurre con decisione misure, servizi, incentivi volti ad accrescere l'occupazione femminile. In Germania, dove la partecipazione femminile è tra le più alte, sono stati effettuati importanti investimenti in asilo nido pubblici e indotte generose politiche di congedo parentale, che oggi permettono ai loro genitori di assentarsi al lavoro con un tasso di rimpiazzo della retribuzione pari al 67% fino a 3 anni dopo la nascita. In Giappone, analogamente, vi sono stati interventi molto mirati. Ma l'aumento del tasso di disoccupazione da noi ha riguardato soprattutto i lavoratori più anziani, in connessione anche con le modifiche apportate nel tempo al sistema pensionistico. Niente di male, però anche in questo caso resta ampio il divario rispetto ad altri paesi. La percentuale della popolazione attiva di età compresa tra i 60 e i 64 anni era pari al 43% in Italia nel 2018, quasi 4 punti meno della media dei paesi dell'Unione Europea, 19 punti meno che in Germania, 28 meno che in Giappone.
il divario è alto anche nelle classi più avanzate e, come dicevo prima, non c'è nessuna ragione di pensare che a questa età la produttività debba necessariamente cadere. In realtà ci sono molti lavori disponibili. Queste marcate differenze sono in parte riconducibili alle regole di accesso alla pensione pubblica, non voglio diffondermi in questo. Vorrei anche dire però che anche l'immigrazione può dare un contributo alla capacità produttiva del Paese, al di là delle preoccupazioni, delle tensioni, del dibattito di cui ciclicamente siamo parte. Gli studi infatti non rilevano effetti negativi dell'immigrazione sui lavoratori del paese ospitante, né in termini di tassi di occupazione né di livelli retributivi. Può anzi avere un impatto positivo sui tassi di partecipazione e sul numero di ore lavorate delle donne italiane. Vanno però affrontate con decisioni, ovviamente, le difficoltà nell'integrazione e nella formazione di chi proviene da altri paesi, così come quelle che si osservano, si incontrano nell'attirare lavoratori a più elevata qualificazione. Queste dipendono sostanzialmente dalla debolezza di domanda di lavoro, soprattutto tra le professioni che svolgono mansioni più innovative e complesse. La quota dei laureati tra coloro che sono nati all'estero è quasi la metà, al 13%, di quella registrata nella media dei paesi dell'Unione Europea. Va anche osservato che in paesi che hanno andamenti demografici simili ai nostri, la Germania e la Giappone, è in questi tempi totalmente cambiata l'attitudine nei confronti delle politiche migratorie. In Giappone, dove parlare di immigrazione era un vero tabù, c'è una politica ben definita a livello pubblico che cerca di integrare in una realtà complessa come la giapponese persone che vengono a lavorare, dare il loro contributo da altri paesi. L'urgenza di introdurre politiche migratorie di integrazione era già chiara a Giorgio Foà oltre 30 anni fa, quando 30 anni, stiamo parlando anni 80, quando i flussi migratori netti nel nostro paese erano assolutamente trascurabili. Scriveva infatti che bisogna prendere atto che non esiste la possibilità di schivare i problemi causati all'immigrazione opponendo quest'ultima una barriera invalicabile. È urgente invece costruire dalle fondamenta una politica diretta ad assicurare che l'inserimento degli immigrati nella comunità nazionale possa avvenire nei modi più accettabili. Io inviterei a rileggere tutto quel contributo di Foà, che è straordinariamente lungimirante e attuale. Riflettendo i problemi strutturali dell'economia, sono tornati a crescere i flussi in uscita degli italiani. L'immigrazione delle classi più giovani ha raggiunto lo 0,5% nel 2017, quintuplicandosi nell'arco di 10 anni. Quella dei laureati, pari allo 0,4%, è raddoppiata. La produttività e la capacità imprenditoriale risentono del progressivo aumento delle quote di giovani laureati che ogni anno lasciano l'Italia. La riduzione della creazione di impresa nelle aree dove è maggiore l'immigrazione e la scarsa capacità di attrarre studenti e lavoratori qualificati dall'estero potrebbero ridurre in futuro il potenziale innovativo del Paese, deprimendo ulteriormente la domanda di lavoro e la crescita. Nel Mezzogiorno cresce la quota dei laureati che lasciano la propria regione e si dirigono verso il centro-nord o all'estero. È un fenomeno che condiziona negativamente le prospettive di sviluppo di quest'area già svantaggiata, privandola delle sue risorse più giovani e preparate. Negli ultimi 10 anni la popolazione del Mezzogiorno è rimasta sostanzialmente stabile. I deflussi netti verso il centro-nord sono stati compensati dai deflussi netti dall'estero, peraltro caratterizzati da un livello di medio di istruzione relativamente basso. Nel corso del 2018, tuttavia, la popolazione sarebbe diminuita dello 0,5% e, secondo l'Istat, nei prossimi anni si affermerebbe una forte tendenza al calo demografico. La diminuzione della popolazione dell'Italia, attesa da qui al 2050, sarebbe ascrivibile per intero al Mezzogiorno. Per concludere, e vi ringrazio per tutto questo tempo che vi ho fatto passare in questa lunga lezione, il nostro sistema produttivo non ha saputo adattarsi ai grandi cambiamenti che nel tempo la tecnologia ha prodotto. Un'evidenza di questo ritardo, non quantitativa ma certamente convincente, la troviamo nelle parole di Foà sull'Italia degli anni 70, che sembrano pronunciate avendo in mente quella di oggi.
Egli rilevava già nel 1976 come nel paese fosse ancora ristretto il nucleo di strutture produttive e organizzative capaci di operare con le tecniche più progredite e come questa situazione spingesse molti a accontentarsi di lavori meno remunerativi svolti in proprio o per le imprese meno evolute, lavori che spesso assumono forme irregolari e sfuggono alla statistica ufficiale. Dobbiamo riconoscere oggi, come fu allora, che questo, citando le sue parole, dualismo delle condizioni di lavoro e retribuzione è fattore di iniquità e malessere sociale. Dobbiamo inoltre agire decisamente per contrastare un sistema che, ancora nelle sue parole, spinge le ancora scarse forze organizzative e imprenditive, un neologismo interessante questo, di cui dispone il Paese, ad espedienti che intralciano anziché favorire il loro cammino sulla via dello sviluppo economico moderno. Per rimuovere gli ostacoli che frenano l'attività produttiva e l'imprenditorialità degli italiani occorre un piano di misure organico, sono molti anni che lo diciamo, che intervenga sia sul lato dell'offerta sia su quello della domanda. Qualcuno mi osserva, ma perché sul lato della domanda? Bisogna lavorare sull'offerta, è vero, perché c'è un problema di potenziale, un problema di rinnovo della struttura economica, eccetera. Ma c'è anche un problema di investimenti, investimenti privati, investimenti pubblici in infrastrutture. Gli investimenti sono una componente fondamentale della domanda, sono anche la cerniera tra la domanda e l'offerta. E un piano efficace richiede di abbandonare definitivamente la facile e illusoria ricerca di capri espiatori, come è stato osservato anche dal Rettore. L'Europa, la finanza, i mercati, gli immigrati, per fondarlo invece su un'analisi approfondita dei mali della nostra economia, che metta in primo piano le sfide poste dal cambiamento tecnologico e da quello demografico, temi per i quali il contributo di un maestro come Giorgio Foà resta ancora rilevante. L'innovazione e l'imprenditorialità vanno favorite riformando il contesto in cui operano i cittadini e le imprese. Burocrazia, giustizia, fiscalità, istruzione, concorrenza, tutti i termini noti, soggetti noti di cui si parla sempre, ma sui quali si stenta, perché evidentemente ci sono interessi che si contrappongono e difficoltà anche di andare al di là del breve periodo per mirare e spiegare a tutti che in realtà a noi conviene oggi prendere decisioni di cui i risultati si vedranno più in là. Se avessimo deciso, quando se ne parlava, di fare la riforma delle pensioni negli anni 90, saremmo molto meglio adesso. Se avessimo fatto gli investimenti nella scuola, quando prima ancora che io scrivessi i miei libretti negli anni, primi anni 2000, si sarebbe sicuramente con un livello di capitale umano, di conoscenze, di cultura adeguato per affrontare le sfide nuove che abbiamo, sfide che possono portare o a ridurre l'occupazione o a crescerla, come è sempre avvenuto quando c'è un cambiamento tecnologico, se si investe per tempo nelle attività che poi non sappiamo quali saranno, ma nella formazione che consente poi di svolgere la propria vita, il proprio lavoro in queste nuove attività. Servono infrastrutture migliori, materiali e materiali, che accrescano la redditività degli investimenti privati e la qualità della vita. Ora, non entro nel merito, non sta a me in particolare, non tanto nella mia condizione di economista, ma nella condizione di governatore della Banca d'Italia, per questo c'è un testo scritto, perché quando parla il governatore poi gli si potrebbero mettere in bocca parole molto, molto difficili da accettare, però servono, dico, non entro nel merito delle singole misure, ma da cittadino ritengo che dobbiamo tutti, come ho detto, alzare lo sguardo oltre l'orizzonte della congiuntura. L'innovazione tecnologica e l'investimento in conoscenza sono gli strumenti migliori che abbiamo per far sì che al necessario aumento della partecipazione al mercato del lavoro corrispondano maggiori opportunità di impiego, per garantire uno sviluppo realmente sostenibile da un punto di vista sociale e ambientale, oltre che finanziario. Grazie.
Ora il professor Visco riprende i panni di governatore della Banca d'Italia, che è un ruolo di grande responsabilità, per il quale ha bisogno del sostegno di tutti noi, anche di quello del mondo accademico. Gli auguriamo buon lavoro e lo ringraziamo veramente molto per averci onorato della sua presenza. Grazie, buonasera a tutti.